Ciao a tutti, eccoci qua a fare questa, diciamo, breve recensione, perché recensione direi prime impressioni di questa Golf 7 1.4 TSI 140 cavalli con cambio manuale, scusate, allestimento i-line. Quindi adesso la metto in moto. Partiamo e poi, man mano che vado, vi racconterò un po' di cose. Intanto, circa 2 mesetti fa, era fine dicembre. Ho pubblicato un video nel mio canale dove in pratica andavo a fare una sorta di video recensione della precedente Golf che possedevo, una 1.4 TSI 160 cavalli, una MK6. Feci questa recensione che tra l'altro aveva anche toni, diciamo, da una parte entusiastici, dalla parte opposta, diciamo, un po' così antisfiga, perché appunto il 1.4 160 cavalli è un motore che ha fatto girare un po' le scatole a diverse persone per un problema noto al secondo pistone che in pratica ne decreta il grippaggio e quindi la sostituzione del motore in garanzia. Io avevo fatto quindi il piano di tenere la macchina 4 anni e poi fare l'ulteriore estensione più 1 e più 2. Con in mezza sorpresa, i primi di gennaio, Volkswagen, la grande Volkswagen Italia, ci ha fatto sapere che non sarebbe stato più possibile estendere la garanzia come fino al giorno prima era stato possibile fare. E questo, da parte mia, mi è sembrato da cliente Volkswagen come una grande, sonora e potente pedata nel culo. Ecco, diciamo che io come cliente Volkswagen, dopo aver comprato circa 6 macchine da loro, beh, sapere che dall'oggi al domani non avrei più potuto estendere la garanzia mi ha fatto un po' girare le palle, insomma, un po' cambiare le carte in tavola, no? Ma comunque è andata, quindi volevo in tutti i modi cambiare macchina, nel senso vendere quella macchina, perché appunto quel motore non è un motore affidabile, quindi non volevo ritrovarmi a garanzia scaduta con una spesa da sostenere che si aggira intorno ai 4-5 mila euro. E quindi, grazie agli amici torinesi, nel concessionario Auto 10 di Torino, vicino a Trofarello, ho trovato questa macchina qua, questa Golf 7 nero perla 1.4 TSI 140 cavalli, allestimento i-line, senza tanti fronzoli. Quindi mi hanno fatto una buona valutazione della mia macchina, mediamente oltre 2.000 euro in più rispetto a quello che mi davano le concessionarie in zona, solo perché loro l'avevano in pronta consegna e quindi mi hanno potuto fare un buon trattamento. Altrimenti, se avessi dovuto ordinarla, la valutazione della mia precedente vettura sarebbe stata inferiore di 2.000-2.200 euro. E quindi l'ho presa. L'ho presa e ho fatto ovviamente l'estensione 5 anni di garanzia, in modo che per 5 anni sono a posto. E adesso vi racconto un po' quelle che sono state le mie prime impressioni di questo motore qua. Questo motore 1.4 TSI 140 cavalli, in teoria non è la vecchia versione del 140 cavalli, ma è un motore aggiornato, rivisto e migliorato. Intanto è stato tolto il volumetrico e questo sicuramente avrà avuto dei motivi, no? Se l'hanno tolto, evidentemente poteva essere quello una parte delle cause che decretavano il grippaggio del secondo pistone.
Inoltre sembra, però prendete questo che sto per dirvi con beneficio di inventario, che praticamente la turbina sia a geometria variabile. Anziché esserci un volumetrico più geometria fissa, c'è solo la turbina a geometria variabile, un po' come si ritrova nei turbo diesel un po' più spinti. E questo, diciamo, era il fatto teorico, no? Sempre teorico, ci dicono che questo motore eroga 250 Nm di coppia da 1500 a 3500 giri e quindi riesce addirittura ad avere più coppia del suo predecessore pur con 20 cavalli in meno. Inoltre la macchina ha presa 70 kg in meno circa, almeno stando a vedere quello che c'è scritto nel libretto di circolazione, e quindi tutto questo, diciamo, che avrebbe dovuto equiparare un po' quelle che sono le prestazioni, non tanto in accelerazione quanto in ripresa. Ed invece, con mia grande e immensa sorpresa, ho scoperto, guidando questa macchina, questo motore, che questo motore qua ha una risposta all'acceleratore ben più immediata rispetto al 160 cavalli. Quando si dà gas, si va a riprendere da 1500-2000 giri, il motore risponde più prontamente, si preme e praticamente ha una risposta più scattante, più immediata. È come se il turbo lag rispetto alla versione a 160 cavalli sia, diciamo, dimezzato. Il turbo lag praticamente è assente e questo rende la guida molto 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 piacevole. Veramente si riesce a riprendere a velocità molto basse, anche a velocità a marce alte, tipo quinta e sesta, mentre nel 160 cavalli la quinta e la sesta specialmente è veramente difficile andare a riprendere da velocità tipo 50. Per esempio io adesso sono in quinta a 50 all'ora a fondo e praticamente ha una ripresa, come vedete, bella fluida, va tranquilla, prende senza problemi, mentre, diciamo, il 160 cavalli sarebbe rimasto per un po' lì. Diciamo che sotto 3000 giri il 160 cavalli si riprende, però con molta molta calma. Qualcuno potrebbe pensare che questo dipende dalla lunghezza delle marce. In realtà, da quello che sto vedendo, il cambio sembra pari pari lo stesso. Sembra lo stesso, quindi con la seconda che potrebbe arrivare sulla carta intorno ai 100, la terza intorno ai 150 e via via discorrendo le altre marce. Quello che però cambia in questo motore rispetto al 160 cavalli è però l'allungo. Mentre il 160 cavalli comincia ad arrivare ai 3500 giri a spingere, inizia a spingere molto forte, ecco che questa invece fa un po' il contrario. Cioè ti aspetteresti che inizia a diventare ancora più incazzata, invece non dico che si sieda, però ha un salire di giri da motore aspirato, da motore turbo diesel, no, da motore aspirato. Quindi l'allungo purtroppo è una nota dolente di questo motore, almeno da quello che sto vedendo. Premesso che ho fatto solo 750 km e quindi il motore indubbiamente avrà bisogno di sciogliersi, però non è che pur sciogliendosi si stravolgerà da bianco diventando nero, nero diventando bianco. Oramai il motore potrà migliorare leggermente, ma comunque grosso modo la sua erogazione sarà questa. Quindi nel complesso posso asserire che nella guida di tutti i giorni sicuramente questo 140 cavalli è molto più piacevole da guidare rispetto al 160 cavalli, e per più piacevole intendo dire che permetterà di sfuzzicare ancora meno con il cambio, avendo consumi secondo me decisamente migliori. Il rovescio della medaglia è che quando ti prendono 2-3 minuti e dici mi voglio divertire, voglio tirare una marcia, quindi voglio fare un po' di guida sportiva, chiaramente questo motore sarà molto meno divertente rispetto al 160 cavalli. 160 cavalli che avevano a lungo dai 4 a 6.000 giri in tutte le marce, notevole, veramente piacevole da guidare e molto divertente. E quindi ecco quelle che secondo me sono le differenze principali
tra queste due tipologie di motore. Per i consumi è presto per parlarne, secondo me al naso è un motore questo da 14 km litro di media, tutto compreso, circa un chilometro litro in più rispetto al 160 cavalli, che questo praticamente poi è figlio del fatto che la macchina pesa meno, che l'erogazione è diversa e quindi anche se in teoria è più tappato dell'altro, ecco che comunque riesce a consumare un po' di meno. Adesso faccio manovra, scusate, perché sono andato ad infilarmi in un posto brutto, quindi torno indietro e vi parlo un po', dato che si sta parlando di Golf 7, degli altri aspetti. Il motore era quello che mi premeva un po' di più e quindi parliamo un po' degli altri aspetti. Allora, questa è una Highline, come materiale all'interno, guardando la plancia, toccando la parte alta degli sportelli, insomma, andando a mettere le mani in quello che diciamo si tocca e si vede, sembra che si siano mantenuti sul livello della 6, anzi abbiano fatto qualcosina di meglio a livello di materiali. Le finiture sono sempre di alto livello, per carità. Tuttavia, andando a guardare in quelle parti, diciamo un pochino più nascosti, quindi alla base dei sedili, le leve dei sedili, la bauliera, le plastiche della bauliera, ci si rende conto che il fatto che abbiano mantenuto il prezzo deriva dal fatto che hanno tirato un po' la corda nelle parti che contavano un po' meno, no? Diciamo, se guardate la plastica delle basi dei sedili, le leve, le plastiche della bauliera, vedrete che comunque non sono allo stesso livello della Golf 6, sono un pechilino più rigide, più marrane, ecco il termine giusto, e quindi hanno fatto economia su quelle parti lì. Però va detto che la dotazione di serie rispetto all'Highline che avevo prima è ben più completa, insomma, a partire per esempio dalla radio, la radio che ha indubbiamente la possibilità di collegare un cellulare serie, cosa molto utile, ha un bel sistema multimediale in grado di leggere una chiave USB, una schedina SD e queste menate qua. La plancia, se da una parte è bello questo listello finto carbonio, la parte centrale della plancia, anziché mettere questa plastica nera lucida così, io avrei messo qualcosa simile carbonio, no? Sarebbe stato molto più bella, forse più tamarra, è vero, però questo lucido qua in certi momenti, in certe posizioni di battuta della luce, rimbalza parecchio la luce e può anche creare dei riflessi abbastanza spiacevoli da vedersi. Non ultimo, essendo lucido così, la polvere ci si vede da lontano un chilometro e ci si attacca sopra fin da subito senza dare scampo alla pulizia, ecco, si diventa un po' schiavi di questa plancia lucida così. La posizione di guida più o meno è uguale, ho visto che tirando il sedile tutto basso sembra che sia però più bassa rispetto alla Golf 6 che avevo prima, e questo renderebbe la guida sicuramente più sportiva. Invece, per quello che riguarda l'handling, cioè il comportamento della macchina alla guida, la macchina diciamo che ha una buona tenuta, non si sente, insomma, è molto rigida, questo probabilmente dipenderà dalle gomme che ho trovato, che hanno una spalla abbastanza duretta, e il retrotreno mi sembra che sia un po' più stabile di quell'altra, cioè lo vedo nei curvoni, il retrotreno sembra più piantato rispetto alla prima, ma secondo me è solo una questione di altezza della macchina. Dietro la vedo più bassa rispetto all'altra e questo probabilmente influisce positivamente nella tenuta della macchina. Per il resto direi che per ora io sono piuttosto soddisfatto della macchina, non gli ho trovato delle pecche, l'unica pecca grossa è quella del motore che vi ho detto che non allunga, anzi, visto che siamo qui, facciamo un seconda, terza, quarta, seconda 2000 giri, tutto giù,
potenza, 4.000 giri, 5.000 giri, quarta, basta perché abbiamo raggiunto il limite di velocità a massimo ammesso, quindi non si può andare oltre. Si vede che nella parte alta del contagiri un po' è impiccato come motore, si vede che insomma arriva bene a 4, arriva bene a 5, ma oltre avanza per inerzia, mentre il 160 cavalli era bello incazzato, 5.000 giri ci passava con una bellezza, insomma, con una rapidità disarmante. E per il resto penso di aver parlato abbastanza fino ad ora. Faccio una piccola panoramica della tua radio. Che vuoi cambiare, ma Abbasso. Allora, qua abbiamo la radio. Bretagna del Sud, e vediamo se hanno le stesse, cioè Sono se come memorizzabili adesso sono 15 tutti ricordati, stazioni. quello potrebbe essere interessante. Qui abbiamo la parte media, ora in questo caso la SD, con il touch che praticamente si può cambiare le canzoni scorrendo, molto carina. Poi c'è il telefono, ora l'ho spento il Bluetooth quindi non l'ho connesso. Poi c'è la parte di setup della macchina, tutte le configurazioni, del suono e lo stato della macchina, quindi i consumi che avete fatto dalla partenza, dall'ultimo rifornimento di carburante e tutte queste cose qua. E poi il clima invece ha questa schermatina simpatica, ora è spento, quando l'accendete vedete tutti i flussi dell'aria, dove l'avete indirizzati e tutte queste manate qua, cioè è molto scenico insomma come sistema multimediale. Chiaramente ci sono degli ampi spazi vuoti dalle parti, sarebbe stato più bello se l'avessero fatto un pochino più grosso, però vendano apposta il navigatore che è più grosso per riempire gli spazi, però vogliono un bordello di euro, quindi per me se lo possano anche tenere. Il climatizzatore, diversamente dalla MK6, ha una regolazione fine di mezzo grado per mezzo grado, anziché un grado per un grado. Sono due step di aria condizionata normale, poi massima potenza per l'aria condizionata, che era quello che c'era nella Golf 6, Auto 1 e Auto 2 più o meno, è la stessa funzione da quello che ho capito. E poi per finire, accessori che ci sono nella macchina, io ho fatto mettere solo no, ho fatto mettere, ho trovato nella macchina i vetri posteriori oscurati che non ci stanno neanche male e poi la ruota di scorta normale anziché il kit di riparazione. Poi di serie c'è praticamente il freno a mano automatico con l'auto hold, praticamente il dispositivo che in salita voi frenate, lasciate il freno, la macchina resta ferma, sembrerebbe comodo. Chiaramente bisogna ricordarsi di attivarlo perché se non si attiva, si arriva in salita, si frena, si lascia il freno e si torna indietro. Quindi ricordatevelo. L'altra cosa inutile che c'è in questa macchina è l'autospegnimento. Praticamente se voi non lo disattivate, succede che quando vi fermate la macchina si spegne da sola, poi premete la frizione e si riaccende. Io lo disattivo sempre perché, a parte ora lo attivo, lo disattivo perché è una cagata pazzesca secondo me. Sì, è vero, inquinerà meno la macchina, ve lo volete, ma è una cagata pazzesca perché insomma spenge la macchina, avete la radio accesa, fare accesi, tutto acceso e poi si rimette in moto in queste condizioni, cioè è proprio volere la morte della batteria. L'altra cosa che ci sono i tetti cristalli col sensore, praticamente pioggia, il vetro posteriore che si oscura automaticamente a seconda della luce che arriva da dietro, poi c'è il cruise control, tutti i comandi al volante, tutti un sacco di pulsanti inutili, ce ne potevano mettere anche la metà. E poi per il resto mi sembra di avervi detto tutto, ecco. Quindi adesso farò un po' di chilometri e poi più qua verso 5-6 mila chilometri ne riparleremo un po' e vedremo come vanno i consumi, se il motore si è sciolto ulteriormente, se non si è sciolto, eccetera, eccetera, eccetera.